Amici e amiche di Attila Games, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi con Civilization 6 con l'espansione Rise and Fall. Allora, qui così vedo che c'è anche del ferro. Qui così ci piazzeremo una nuova città. Ho già visto dove metterne altre ragazzi, perché qui così qui abbiamo il rame, che è una risorsa bonus, qui risorsa strategica, le pecorelle. Qui anche c'è dell'altro ferro, quindi potremo spingerci anche là. Perché poi altro ferro io per ora non ne vedo. Abbiamo Cartagine qua giù. Vedremo, comunque vedremo, vedremo. Allora, vediamo un attimino. I barbari si avvicinano e li ho visti. Ah, ok, hanno già finito il loro turno. KK. Va bene, allora turneggiamo. Siamo nell'epoca oscura, ancora per poco. Non preoccupatevi, ancora per poco, ancora per poco. Eccoli. Bastardi. Ah, sono I vascelli tromboliere. possono navigare lontano, ma le barchette dovrebbero andarci piano. Perfetto, abbiamo la vela, così potremo fare un po' di cosette. Allora, ah, abbiamo creato una base commerciale a Vilinus, va bene. Allora, prossima ricerca. Ho la ruota che ci permette. La ruota al mulino ad acqua, ottimo, il mulino d'acqua servirebbe. La valuta, qui andremo un attimino all'equitazione che ci dà il guerriero al cavallo e la scuderia. Ta 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 ta, non saprei neanch'io. Facciamo equitazione per ora. Equitazione, dai, dai, andiamo con l'equitazione. Allora, voi mi attaccate questi, grazie. Puttana, che pacche proprio che volano. Allora, qui mandiamo. Oh, Parigi. Diventeremo anche cattolici. Parigi ha fondato pure. Sì, manda tutto a Parigi. Vai, iniziamo la rotta. Vai con la rotta commerciale, allora. Ok, ostia, qui ci siamo, perché sennò così iniziamo a mettere giù magari qualche costruttore, per incrementare la velocità dei costruttori. Dove ne ho uno qua e devo andare là. Ok, turno successivo, allora. Unità tende ordini, il guerriero fortifichi quello là. È turna. Ok, allora il costruttore va con la piantagione. Queste risorse di lusso qua che ci danno un bel po' anche di oro e balle varie, insomma. Qui abbiamo le banane, risorse bonus, però le abbiamo già fatto qui l'accampamento. Prima dovremmo battere giù qualcosina. Vedremo, vedremo. Allora, il guerriero fortifichi finché guarisci. Qui così ce n'è uno. Lo scout, 5 turni al completamento. E poi metteremo qui il lavoratore. Adesso lo faremo da qua e poi lo sposto in giù. Adesso vedo cosa fare. Turneggiamo intanto. Mentre dovrò fare assolutamente un altro colono. Attenzione alla battaglia! Mamma mia! Dai, questi mi attacchi, grazie. Attaccami questi nel giro prossimo. Ok, magari compriamo qualcosina, eh. Compriamo magari qualche costruttore o così, vediamo adesso, vediamo, vediamo. Perfetto, grandissimi. Perfetto, abbiamo avuto un impulso, ottimo. Guerriero, questo fortifichi. Ah, bonus, perché? Perché abbiamo costruito un distretto, ottimo così. Ah,
Allora, per Roma, vabbè, o le mura antiche, inizia a darci difesa, così la caserma. Qui abbiamo bisogno, abbiamo detto, del un lanciere, ariete anche, wow. Arciere, lanciere, ariete 4 turni. Roma va, viaggia, Roma viaggia tantissimo. Meraviglie, cazzo. Che peccato, Colosseo richiede un'arena. Oracolo richiede una casella adeguata. Sono le piramidi, fare una meraviglia ci stava, eh. Allora, qua così io mando il colono, faccio un colono, faccio qua. Turno successivo. Impulso civico. Levati dalle palle, vediamo qui che cosa. Ok, che è successo? Scusate. Ah, abbiamo fondato una religione, grande così, grande così. Allora, questi qui, stanno lì a fare la guardia, anzi vi manderei... No, scherzavo, voi... Mi è piaciuto lo scherzone, tornate giù. Allora... Mi hanno già fatto il cattolicesimo, il mio Pantheon. Adesso bisogna vedere un attimino come siamo messi con... Allora, Dea delle Feste secondo me funziona. O tradizione orale. Vediamo un attimino. Più 25% della produzione per la costruzione dei distretti nelle città che non hanno neppure un distretto specializzato. Vabbè. Riti di 10% più veloce la crescita della città. Più uno di produzione dei pescherecci, no, perché non abbiamo tante città messe sul mare. Più uno di produzione da paludi, ose e terreni allagati, direi di no. Più uno produzione dalle miniere costruite su risorse strategiche, no. Più uno, piuttosto questo. Dea delle feste, più uno di cibo da ogni piantagione di vino, incenso, cacao, tabacco, olive, caffè e tè, perché ne abbiamo tanti. Dea delle feste, piuttosto. Sì. Perfetto. Qui adesso abbiamo due religioni. Hanno fatto. Ok. Possiamo inviare un emissario. E dov'è che lo inviamo? Vilinius, che cazzo cambierebbe? Cultura non mi interessa più di tanto. E qui oro. Allora Cartagine, confermiamo Cartagine. Turno successivo, allora, forza. Ok, cazzo, hanno fatto il nostro distretto campus qua. Campus, l'avamposto qui che abbiamo fatto. Ok, non c'è ancora niente da fare, quindi un altro turno. Ragazzi, per fare uno scout ci vogliono 70 anni. I poeti sono rimasti misteriosamente silenziosi sull'argomento del formaggio. Ok, drammaturgia e poesie, perfetto. Allora, vediamo un attimino che cosa abbiamo. No, teniamo i punti grande scienziato, però grande scrittore, grande profeta, per turno per ora no, grande generale nemmeno. 50% produzione per la costruzione di coloni va ancora bene per ora. Più 30% per addestrare costruttori. Un'abitazione di tutte le città con almeno due distretti specializzate. È ancora troppo presto per questa, perché è solo Roma che ha due distretti specializzati. Esperienza tenuta dall'unità di ricognizione e esplorazione raddoppiata. Due lealtà per turno nelle città che hanno un'unità di guarnigione. Più 50% della produzione per la costruzione di un'unità di cavalleria leggera e pesante. Aspettiamo un attimo, poi magari lo sostituiremo all'unità da mischia di epoca antica e classica. Ok,
Oddio. Perfetto, così per ora. Nuovo progresso civico. Addestramento militare, vai, fornisce un emissario anche. Andiamo con questo. Ah, un grande personaggio. Potremmo ingaggiare un grande scienziato e ci dà una ricerca gratuita. Quindi grande così, perfetto, perfetto. Ingaggiamo un grande personaggio. L'istruzione ha fatto un grande impulso in avanti. Eccolo qua il nostro grande personaggio. Basterà, tra virgolette. Le biblioteche forniscono prima di scienza, costruiscono istantaneamente una biblioteca in questo distretto. Ah, ok, lo sposteremo eventualmente. Produzione per... Oh, Anzio, perfetto. Qui ti faccio... Allora, la mia tecnica è quella magari di... Dagli magari il granaio, così la città cresce più in fretta. Poi compriamo il costruttore e il col denaro e il costruttore qui ci va a... Ad ampliare e a migliorare la città, però magari qui il granaio pensavo di fare per ora. Perfetto, unità prende ordini. Che lo scienziato lo spostiamo qua per ora. Ah, deve trovarsi in un distretto campus completato. Ah, qui così magari potremmo mandarlo. Pirla io, allora magari dopo lo mettiamo qua. Vabbè, vada, vada. Voi fortificate, mi dai tempo? Unità tende ordini. Esplorazione randomica, grazie. Questi qua li portiamo all'interno dei confini della città, così recuperano in fretta. Così il calcolano 3 turni ancora, quindi turno successivo per ora. Mamma mia, ragazzi, mi sto infognando tantissimo con questo Civilization 6, eh. Spero anche a voi piaccia, voi come sempre fatemi sapere la vostra opinione. Salve. Allora, più così io direi di poter fare così, costruisci istantaneamente una biblioteca, vai, vai. Ok, così a manetta, con l'istruzione, guerriero fortifichi. Turno successivo. Che è successo? Allora, un attimino solo. Ah, ostia, ostia, cos'è che mi stava facendo? Non rammento più. Ah, sì, il mulino qui, quindi qui adesso dovrebbe andare molto più in fretta. L'oracolo, 47 turni, sti cazzi. Sti cazzis, veramente sti cazzis. Il conono no, e così mi fai, amicone, un costruttore. In 9 turni il costruttore qua. Quindi turneggiamo noi nel frattempo. Così ci prendiamo il ferro. Potremmo Nessuna farlo un po' ora così. passata in sella potrà mai essere sprecata. Grande quell'equitazione. Molti discutono sull'effettivo inizio dell'epoca classica, ma tu sai che è stato quando Roma ha scoperto la tecnologia equitazione. Più un punto epoca, perfetto. Poi qui avevamo preso, forse questo è il momento luminoso di cui avevamo parlato questi altri profeti, quindi non so cosa era successo. Dopo un'attenta ponderazione, il patia sceglie di offrire i suoi talenti a Roma. Ah, era il grande personaggio. Mamma mia, stiamo per andare nell'epoca d'oro, attenzione, che facciamo il colpaccio, eh. Allora, ricerca. E qui ci sblocca un po' il mondo, effettivamente. Ora fammi la ruota velocemente. Dai, 4 turni per la ruota. Il colono lo mando qui così, che si va ad attaccare ai lancieri. Scegliamo la produzione per Roma. E andrei con... Forza mischia 25, movimento 2. Forza mischia... Vabbè, allora fammi un altro lanciere. Turno successivo.
bisogna sempre aspettare un po' con questi turni. Grandissimo questo. Lo mandiamo tipo qua così, un attimino a verificare un po' i movimenti truppe. Qui a Ostia. Ok, turneggiamo un'altra volta. Quindi Roma è al 6, Ostia è al 3. Sei così naturale uccidere. Com'è che gli uomini devono essere addestrati per imparare a farlo? Per ucciderne di più. Monachismo con la scienza raddoppiata nelle città che hanno un luogo santo. Tuttavia, meno 25 cultori in tutte le città. No, aspettiamo. Per ora le politiche gialle le teniamo così, perché cambia il governo. Teniamolo per ora. Pieno di produzione in tutte le città, questo è comodo. Pianificazione urbana mettiamo, vai. Sì, velocità notevolmente. Progresso civico. E fammi storia scritta. Sì. Abbiamo qui un emissario, ragazzi, che inviamo subito a Cartagine, vai. Così con tre. Due di produzione in ogni città che hanno una caserma o una scuderia quando costruisce unità. Vai, vai. Così saremo velocissimi nel costruire le unità. Il governo di Cartagine si inchina a Roma, che diventa il primo sovrano del mondo. Più due. Grandazzi. Mamma mia. Un'unità attende ordini, il colono. Perfetto. Adesso aspettate con la visuale del colono. Qui mi dice che non conviene tanto, ma secondo me... Ah no, qua su conviene tant'azzo. Io ti mando proprio qua. 10 turni? Sei così lento? Eccolo che parte, perfetto. Levati dai coglioni. Turno successivo. Così ragazzi, siamo molto veloci con le unità che ci vuole. Perfetto, un lanciere che mi spawna qua, perfetto. Roma, vai. Uno produzione, più uno di produzione, caserma. Permette le mura. Allora, le mura antiche. Fornisce mura intorno al centro cittadino e al distretto accampamento. Le mura permettono attacchi a distanza dal centro cittadino e dal distretto accampamento e devono essere sconfitte prima che la città possa essere assaltata. Fornisce uno di turismo dopo l'acquisizione del progresso civico conservazione. Facciamo le mura allora, dai, qui a Roma. Unità tende ordini, lui. Fortifichi, perfetto. Il guerriero qua, così. Questi che cazzo sono? Inghilterra, frombolieri. Il guerriero lo mando qua così a occuparmi la piazzolina. Per capirci, proprio a verificare che non ci siano coloni o stronzate varie che mi fottano il ferro. Che sennò piazzo qui, io vi avviso. Turno successivo. Perché il colono è lento, purtroppo. Talvolta la ruota gira lentamente, però gira. Sbloccata anche la ricerca a ruota, quindi nuova tecnologia e andiamo stavolta con la lavorazione del ferro che mi fa le legioni. Vai, vai. Madonna, potremmo già fare istruzioni in 18 turni. No, staffe sì, però. Vabbè, ci vuole un bel po'. Turneggiamo allora. Qui la risorsa di ferro mi interessa. Ah, qui in tre turni mi fa il granaio, perfetto. E qui potrei comprarti il... No, scusami. 230 vuole, sti cazzis. Allora aspettiamo.
Turno successivo. Ecco i barbari, cazzo. Scusate che ci sono qua i barbari. Turneggiamo un'altra volta. Grandissimi fortificate lì voi. Andate qui così. Ok, perfetto. Tanto, a parte che gliel'avevo anche già detto. Turno successivo. Altre volte sarà un po' duro di comprendonio. Mamma mia, che movimenti truppe. Ok, ancora niente. L'altro turno. Momenti salienti. Cazzo, l'Inghilterra qua che robe. Secondo me non è che la prenderà proprio benissimo l'Inghilterra che gli piazzo qua la. Perfetto, intanto ho distratto gli arcieri almeno, poi adesso gli arcieri. Perfetto, allora ingegneria fa un grande impulso in avanti. Produzione per Roma. Roma, mi fai? A questo punto. Allora, fammi sto cazzo di luogo santo, così ce lo togliamo dalle balle. Ma fammelo qua. Non sono molto credente nei giochi, però. Fammi un mulino d'acqua per ora, che aumenti anche la produzione. Va. Scegli produzione per dove? E hanno finito tutti insieme? Costruttore, unità attende ordini. Ah, un costruttore ce l'abbiamo anche qui. Allora, qui esci e mi fai. Allora, tu attacchi questo. Prendetelo. Puttana troia, però inizia. Sti cazzis. Però vabbè, avrebbero la. Gli mando su anche questi per sicurezza. Al turno successivo sono arrivati proprio dove volevo. Chi cazzo è? Guglielmina. La regina dei Paesi Bassi. Non rincontrarti. Non scambiamo informazioni per ora. Che l'ultima volta mi hanno fregato per bene. In vita mia ho vissuto delle cose orribili, alcune delle quali sono effettivamente accadute. Storia scritta, perfetto. Vediamo le nostre politiche che cosa abbiamo. No, per ora lascerei così. Progresso civico. Tattiche difensive, vai. Abbiamo un grande personaggio, grandissimo. Sempre un grande scienziato. Ringaggiamo anche Euclide. Storico ingaggi, tra l'altro. Dai, un'entità che non conosciamo, però. Ingaggiamo pure Euclide. Titolo governatore. Possiamo promuovere qualcuno? O aspetta che dobbiamo nominare qualcuno per messaggero, vescovo, dislocatore, più 100% delle rese ottenute raccogliendo le risorse ed eliminando le caratteristiche del terreno nelle città. Vai con questo. Ad Anzio.
Perfetto. Un'unità attende ordini, quale? Promozione disponibile. Contro gli attacchi a distanza è più forte, perfetto, deve aspettare un turno. Unità attende ordini, che cazzo è? Ah, Euclide. Ah, questo Euclide attiva un momento Eureka, per la matematica è una tecnologia casuale, perfetto. Deve trovarsi in un distretto campus. Detto fatto. Vai subito con Euclide prima che mi... Meccanica, fate un grande passo in avanti, e matematica. Perfetto, grazie Euclide. Unità attende ordini, eccolo qua. Fondo la città, vai. Che cazzo vuol dire il pugno? Ah, che c'è dentro... Che non è proprio... Appartiene a Roma, ribellione in 6 turni. No, non sta preoccupati della ribellione, te. Massimo facciamo fuori la ribellione. Produzione per Anzio. Vacca troia se ci mette tanto. Piramide 110 turni. Anche no, anche no. Per ora fammi il granaio, ma poi verrò io. È un po' nel deserto, lo so, però almeno abbiamo il ferro e il rame tra poco. Andava fatto qua, fidatevi. Unità attende ordini, quale? Il costruttore lì. Ah, mi sa che non abbiamo ancora la rit... Ah no, l'incenso l'ha fatto, va bene. Ma non l'ha fatto qua, allora lo mandiamo qui a fare la piantagione nel prossimo turno. Lanciere fortifichi. E noi ragazzi per questo turno ci salutiamo qui, per questo turno, per questo episodio ci salutiamo qui. Voi come sempre lasciate un like e condividete se l'episodio vi è piaciuto. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook, seguitemi lì. Iscrivetevi anche al mio canale. Lasciate traccia del vostro passaggio nei commenti qua sotto. E nulla ragazzi, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Allora, un cordiale saluto da Attila Games.